Sì, è alto il tono dello scontro fra lei e Matteo Salvini. Matteo Salvini, che ha avuto sempre sprezzo per il Sud e per Napoli, e non credo che adesso sia diventato un tifoso dei napoletani. Era quello che diceva: Napoli colera, non fittate le case ai napoletani, scappate perché arrivano i napoletani che puzzano. È quello che ha fatto leggi contro il Sud, è quello di quel partito che è stato travolto dalla questione morale. Adesso vorrebbe cercarsi un consenso nei nostri territori. Noi politicamente lo seppelliremo con la cultura, con l'ironia, col sorriso, con la gioia di vivere, con l'umanità, con la solidarietà, con l'accoglienza, con la fratellanza, e finalmente un Sud che si riscatta e che non vuole stare più al guinzaglio della Lega Nord e delle strutture partitocratiche e politico-economiche che hanno sempre spostato le risorse verso il centro-nord. Il Sud si sta riscattando da solo. E come dire, Salvini se ne accorgerà, perché ne faremo, come dire, se ne accorgerà, e noi faremo in modo che se ne accorga. Sindaco, lei ieri ha detto: io sto con i centri sociali, che Salvini aveva definito zecche. Significa che lei sabato sarà al corteo con i centri sociali? Allora, una prima precisazione: Salvini non si può permettere di definire zecche i ragazzi dei centri sociali. Lo trovo un'offesa incredibile per quello che i centri sociali nella nostra città stanno facendo in questi anni. Per me, da sindaco e da napoletano, sono motivo di grande orgoglio. Quindi tra Salvini e centri sociali, insomma, è una domanda veramente retorica: con chi sta il sindaco di Napoli? Sta con i centri sociali. E non c'è dubbio che io mi auguro che sabato ci sia una grande manifestazione popolare, pacifica, ricca di musica, di cultura, di allegria, di satira, di ironia, e dove c'è il popolo c'è anche il sindaco di Napoli. Questo mi sembra evidente.